Posso iniziare? Vai. Siamo i nostri abbonati, i nostri tifosi, mi sa che dovranno assumere un cardiologo come me, perché insomma li stiamo abituando a dei finali particolarmente emozionanti. Questo ci ha detto male, ma vorrei partire dal primo tempo, nel senso che noi nel primo tempo abbiamo giocato, secondo me, una partita offensivamente molto molto buona, eccellente. Abbiamo costruito buoni tiri, avevamo preparato la partita ad attaccare Tortona in una certa maniera e io credo abbiamo fatto 6 su 21 al tiro da 3 punti, ma costruendo 21 tiri aperti in qualche occasione stra aperti. Io credo che alla fine l'economia delle nostre percentuali in quel primo tempo abbiano inciso non poco su questa partita. Avessimo finito sopra di 10, segnando 3 tiri in più aperti di quelli che abbiamo costruito, non credo sarebbe stato niente di sorprendente per quello che abbiamo prodotto. In difesa è vero che abbiamo commesso un paio di errori, 2 o 3 palle perse terminali che hanno concesso punti facili ai nostri avversari e quindi fiducia. Però, ripeto, se finiva 50-40, non credo che sarebbe stato, per quello che è stato, che abbiamo messo in campo, non era assolutamente peregrino. E quindi probabilmente staremo qua a raccontare un altro finale e un'altra partita. Poi però, dal secondo tempo in avanti, insomma dall'intervallo in poi, la partita è vissuta come qua all'inizio, sul filo dell'equilibrio e quando si gioca questo tipo di partite gli episodi fanno la differenza e ecco, tra virgolette direi che le percentuali al tiro da 3 punti questa sera ci hanno condannato, in altre gare ci hanno premiato, quindi per quello che avevamo costruito secondo me non meritavamo di vincere, come d'altronde anche Tortona che ha fatto una buona gara, quindi niente da rimproverare ai miei ragazzi in una maniera più assurda. Domande? Coach, è chiuso, è infortunato oppure? No, è stata una scelta, tecnica, ho deciso di accorciare le rotazioni e andare con un 4 piccolo come Ranuzzi nelle situazioni in cui eravamo un pochino in difficoltà e niente, questa è stata la scelta. Abbiamo preparato una difesa su Ndoya che pensavo fosse più adatta a certi tipi di giocatori piuttosto che a lui e quindi è stata una scelta prettamente tecnica. Canestro di Blizzard da 3, che è stato quello poi decisivo, era, magari da parte della Rezzano l'unica cosa da scongiurare era un tiro da 3, soprattutto di Blizzard. È stato commesso un errore, abbiamo fatto un errore. La pallacanestro e la vita è fatta anche di questi episodi. Noi di là abbiamo costruito un tiro che... se devo scegliere un tiro della mia squadra è in avvicinamento di mano destra di Carlos Moraes e purtroppo ha flippato sul ferro e uscito. E di là loro, devo dire, ha tirato con il loro miglior tiratore da 3 punti aperto perché abbiamo commesso un errore. Io ripeto, al 40esimo un errore non posso più perdonare ai miei giocatori. È stata una grave mancanza, ma ci sta. Ecco, Tortona comunque ha condotto la partita quasi per... anche se sempre con un vantaggio limitato, però ha dimostrato, noi quando abbiamo recuperato poi dopo non abbiamo avuto la forza di spingere sull'acceleratore e abbiamo secondo me un po' troppo abusato del pene per scarica e questo volentieri anche per le condizioni fisiche diverse anche strutturali, qualche volta ci ha costretto a passaggi rischiosi, abbiamo perso troppi palloni probabilmente in certe fasi della partita che ci hanno frenato nel momento in cui potevamo recuperare. Sì, hai fatto la lettura. È chiaro che noi siamo una squadra che apre il campo con i lunghi e tende a stringere con gli esterni. Quando Carlos attacca tendenzialmente trova sempre la difesa molto collassata e questo non sempre fa creare poi ai nostri giocatori dei passaggi puliti e aperti sul perimetro.
Però ripeto, alla fine abbiamo trovato forse il tiro più pulito, è quello che poi è uscito con Carlos, ma la tua lettura è giusta, abbiamo fatto una partita dispendiosa, di sacrificio. Poletti alla fine ha giocato tanto e devo ringraziarlo, perché non era nelle migliori condizioni dal punto di vista della tenuta, perché ha fatto solo un allenamento giovedì, quindi non so, non era una domanda, erano considerazioni che approvo e condivido. La squadra moralmente, perché ora è un periodo che dopo le quattro sconfitte, poi la vittoria, poi questa brutta sconfitta in questo scontro quasi diretto, si esce da un periodo bruttino, ora sperando di recuperare gli infortunati, e bisogna ricominciare con uno slancio e la convinzione forse da riconquistare. Sì, io, sai, le sconfitte sono pugni nello stomaco, sempre a prescindere. A me stasera la squadra, ripeto, ho detto solo tre parole in spogliatoio che sono una sintesi di quello che sto dicendo qua, niente da rimproverare. Stasera i ragazzi hanno giocato, si sono sbattuti, hanno lottato, e quindi cosa posso dire? Che dobbiamo continuare su questa strada. Non mi sembra che la squadra abbia avuto un calo fisico come in altre partite. Devo dire che abbiamo di là trovato una squadra oggettivamente che era a 8, ma insomma oggi mi sembra che tutti abbiamo visto una partita di livello